Eccoci con le nostre interviste, grazie alle quali raccogliamo testimonianze, impressioni, feedback sul Sephirion e sull'utilizzo del sistema divinatorio. E siamo qui con Eleonora De Marco, che salutiamo, ringraziamo per la sua testimonianza. Ciao Eleonora. Ciao a tutti, io sono Eleonora e mi occupo di energie sottili, faccio percorsi di crescita personale. Io ho avuto la fortuna di avere poco più di un mese fa Sephirion e devo dire che sono rimasta veramente entusiasta per quanto io sia riuscita a vedere parti di me che, ohimè, nonostante il lavoro fatto di tanti anni, erano ancora celate queste parti. E devo dire che la cosa che più mi ha fatto sentire proprio un'energia molto forte, un cambio vibrazionale, è stata con l'attivazione delle Sì. Sì. carte. Sai Carlo, io ho avuto proprio una sensazione come se ci fosse stato un cambio subito, immediato di energia. Come se mi fossi spostata da un campo morfico ad un altro, è una serie di iniziazione per me è stata, almeno io l'ho vissuta così. L'ho vissuta. Sì, l'attivazione crea un cerchio magico, una sorta di bolla, una specie di campo, un canale Sì. che allinea la persona con Sephirion, con la lettura in quel momento, con il mazzo e come da tradizione, così come anche i tarocchi vengono consacrati, preparati Certo. affinché siano il proprio mazzo. Ecco, anche con Sephirion abbiamo creato insieme a Rita naturalmente questo piccolo rituale di consacrazione, di attivazione del mazzo, che ha proprio come effetto quello di creare una connessione. E non di rado ci sono queste impressioni, queste sensazioni, così come tu le Proprio descrivi. come uno spostamento, io l'ho sentito proprio come un cambio, no? Lascio una parte. E cambio completamente vibrazione verso un'altra situazione, verso i nuovi codici proprio. L'ho sentita proprio forte, tanto che mi sono emozionata quando ho fatto l'attivazione, consigliata da Rita perché io pensavo di ripulirle come solito fare, perché magari c'erano le vostre energie. Invece ho sentito proprio questa energia fuori, ho sentito un calore fortissimo. E da lì Che poi è bello. partita tutta la ricerca bellissima che faccio tutti i giorni. Ormai è diventato come uno sposalizio e ho usato varie stese e l'ho usato anche su Sì. altre persone, sorelle, clienti, via dicendo, e devo dire che ho avuto delle grandi soddisfazioni perché quando uno è pronto, perché chiaramente deve essere pronto ad accogliere immediatamente, ma dico immediatamente, avrei dei casi bellissimi da riportare, c'è proprio come posso dire, l'effetto immediato dell'integrazione dell'ombra. Ah, che meraviglia. Eh E ne sì, potrei quello è proprio un raccontarti aspetto. varie. L'ultima è È un successa a aspetto. me e la voglio raccontare. Raccontaci. Comunque Allora, sei l'aspetto stato. dell'integrazione dell'ombra fa proprio parte di quell'approccio non dualista, per cui Certo. i nostri mostri, le nostre ombre, le nostre parti potenziali, a volte anche così, custodite da severi guardiani, sotto forma poi di traumi, di difficoltà, di sfide, di prove, a volte anche di sofferenze. Ecco, tutto questo non va, come dire, represso né tantomeno negato, ma visto, integrato e trasformato. Quindi è molto importante Esattamente. perché spesso proprio nelle zone d'ombra ci sono le perle più preziose. Esattamente, proprio. Allora, io posso raccontare l'ultima mia esperienza di pochi giorni fa. Ero in una situazione conflittuale, quindi ho chiesto a Sephirion intanto in quale regno mi trovavo, no? Rispetto a questa situazione. E lì, magicamente, mi è venuto fuori la carta della Chiara Luce, quindi ho avuto questa stesa, tutti e tre di Chiara Luce. Ma la cosa bella è stata che quando ho letto l'ultima carta è venuto fuori che c'era bellezza nella domanda posta,
Quindi, dall'idea di un conflitto ho avuto questa risposta e nel momento in cui io ho fatto questo switch sono andata su in maniera istantanea, si è armonizzata l'energia, è come se mi fossi spostata da un'altra parte e il conflitto era svanito, tanto che adesso è in completa miglioria quel rapporto. Che bello, ma una questo probabilmente anche perché ma anche perché tu stessa eri aperta, eri pronta, sì, eri disponibile anche ad accogliere, e in questo caso si hanno poi risultati migliori. Certo. Cioè un ascolto profondo, una prontezza, una disponibilità d'animo che permette di cogliere non solo il significato narrativo, ma anche l'energia che si sprigiona, certo, da quel momento in cui ci si relaziona con Sephirion, che poi di fatto è uno specchio, insomma. È uno specchio proprio, riflettente. Ma la cosa bella appunto che non c'è dualità e quando sei pronta, che sei in accoglienza, perché io ci gioco molto e lo utilizzo in vari modi, a volte mi invento anche cose, ti dico la verità Carlo, perché mi piace giocare a questa bambina che sventolo ogni tanto, quindi a volte faccio, non so, un esempio, anche le carte uraniche, no? dei quattro elementi, a volte magari chiedo che tipo di che elemento devo integrare, no? Che devo portare in equilibrio dentro di me. Quindi ci gioco, faccio varie cose e ho delle grandissime soddisfazioni. E quindi ho sentito proprio questo cambio energetico, questo cambio vibrazionale molto forte su di me, sul cliente, quali l'ho consigliato, perché insomma ho visto l'effetto. E certo. E altre varie cose, insomma, anche parti gregoriche, perché poi dopo a volte quando ci sono dei blocchi chiaramente vado a vedere lì, no? Qual è quell'egregora che punzecchia quel demone provocatore che magari dà voce e che mi impedisce a volte di vedere determinate cose, no? Perché a volte lavorare su di sé è più, sì, difficile. Certo. I demoni provocatori sono preziosi alleati in quanto ci dicono in modo anche molto severo, molto spietato, che cosa dobbiamo andare a vedere. Esatto. E quindi in realtà sono degli alleati straordinari. Meravigliosi. Sì, è vero, proprio vero. Poi magari a volte abbinato anche, non so, alla radiestesia piuttosto che vai a depotenziare, ci si può giocare. Quando lo senti, perché io proprio l'ho sentito Sephirion come non mai, già un mese prima, poi avevo un po' di resistenza e quando mi sono aperta che mi è arrivato ho detto là, eccolo qua, è proprio lui, perché ho sempre utilizzato carte ma non ho mai sentito questo rapporto e invece con Sephirion io proprio le sento mie, perché parlano, perché si muovono. Poi c'è una sincronicità quando fai le domande, a volte anche dei numeri dei tunnel o dei ponti. Cioè, vengono fuori delle risposte che tu dici, ma non poteva che essere questo, riprendono alcune domande. Sì, è straordinariamente pertinente, è molto incredibile la coerenza e la precisione quasi chirurgica dello stimolo che Sephirion è in grado di dare o che tu ti dai a te stessa attraverso Sephirion, che è uno strumento archetipale che è composto naturalmente da affermazioni, formule, descrizioni, ma anche, esatto, il dipinto evocativo. Beh, il dipinto ti entra dentro in profondità, tanto che a volte io proprio, quando faccio le affermazioni di potere, la metto proprio nel cuore, ci respiro sopra, proprio ho bisogno di sentire il contatto, oltre che visivo, anche di appoggiarlo al cuore, come se entrasse quel tipo di energia, cioè compenetrasse. Sì. E quindi sì. è tutto un gioco, no? Che però ti porta veramente a individuare quelle parti di te recondite che magari sai, pensavi di aver risolto e magari sono ancora lì latenti, semplicemente cambiato forma, si sono mascherati, sono lì in agguato e allora è bella cosa. Ma a volte accade anche il contrario, a volte si pensa di non avere risolto delle cose e invece Sephirion incoraggia già ad andare oltre, perché in realtà è un ricordo che rimane, ma la cosa in sé è da ridimensionare, si può già andare avanti. Ecco, quindi a volte è anche, sì, il contrario, uno pensa di avere ancora delle
cose, e invece risolti. Magari salta fuori il regno della chiara luce, come a dire guarda che quell'ombra l'hai già integrata, quindi vai avanti. Esatto, è come l'esempio che ho fatto prima, no? Io che pensavo di essere in una situazione di grande conflitto, mi ha detto guarda che c'è bellezza, guarda me, con gli occhi del cuore, non guardare quell'occhio. E quindi è tutto un mondo di scoperte, molto bello, e io amo usarlo quotidianamente. A volte tiro fuori anche le carte degli Angelon, semplicemente facendo una domanda e vedendo anche la vibrazione della giornata o quello che mi viene detto, a volte uno più carte, a volte gioco semplicemente con i sentieri, ma mi piace proprio giocarci, io l'ho preso con molta leggerezza. E quando lo consiglio... Sì, anche perché comunque, certo, familiarizzando con il sistema, poi si trascendono le mantiche, le stese, così come noi le proponiamo, possono anche essere personalizzate, la persona che comprende e acquisisce familiarità può anche poi formulare le sue stese e definire il suo modo anche di relazionarsi con questo strumento. Certo. Certo. E quindi per questo. E poi ci saranno anche tante applicazioni, vedrete che ci saranno ulteriori sorprese, ulteriori applicazioni con questo metodo. Infatti sono molto stiamo ancora lavorando su alcune cose, certo. Infatti ho detto parto, no? Prendo familiarità con alcune stese e poi dopo chiaramente vado quelle più avanzate, no? Una volta che hai preso un po' confidenza e tutto, ma comunque sono loro che ti cercano, che ti chiamano, c'è proprio un contatto diretto, sono proprio le carte stesse, no? Che sembrano animati, ti dicono fai questo, fai quell'altro. Cioè quando crei quel contatto... c'è proprio un filone dietro che ti spinge a cercare e a fare. Che bello, una testimonianza stupenda, viva, pulsante, di entusiasmo. Sì. Bene, anzi, grazie che ne parli, perché è un messaggio, è uno strumento che secondo noi può essere di grande sostegno a tutti. Per tutti, certo. Per il percorso di tutti quanti, quindi anzi grazie che ne hai parlato e grazie di questa intervista testimonianza che ci aiuta ancora una volta a comunicare il valore di un lavoro enorme. Già solamente per le carte. Scusami se ogni tanto ti passo sopra, ma a me arriva dopo la voce, Carlo, sai, ti chiedo scusa. Va bene. E già avere le carte di Rita è un dono prezioso, nel senso che sono bellissime, sono questi dipinti fantastici che solo nel guardarli proprio li senti questa energia che si avvicina, che entra dentro e ti sembra di entrare, adesso non vorrei sminuire, ma quando sei dentro un cartone animato, no? Cioè dove tutto prende forma e tutto si muove in maniera sincronica. Cioè proprio ti sposta da questa realtà dura, pesante, densa, in una dimensione leggerissima, e nonostante appunto a volte si possono vedere questi demoni provocatori, ma se visti in una visione non duale, cioè è accoglienza, non è che sei lì che l'avevi come... Poi a me è piaciuto perché io avendo un'impronta non cristiana, secondo me proprio era il mio canale. Certo, assolutamente. E quindi è una leggerezza profonda. Sì, ho visto, non c'erano quegli archetipi che io non sento io personalmente, senza dir nulla di nessuno e di niente, ma non si sposavano con me, non si sono mai sposati, e quindi qua ho trovato un fronte aperto, nuovo, dove io proprio mi sono buttata completamente e mi sono fatta trasportare. E voglio farmi trasportare perché è solo l'inizio. Un mese e mezzo non è niente, ma per quello che mi ha dato è già tantissimo. Bellissimo, stupendo. Bene. Adesso, tra l'altro, Sephirion sarà ancora più presente nelle librerie perché abbiamo attivato una collaborazione con un editore, quindi stiamo lavorando affinché questo strumento possa essere conosciuto. Presto uscirà il libro sugli Angelion, tra l'altro. Bellissimo, perché ecco, quello libro... serve. Sì, perché nel manuale ci sono tutta una serie di indicazioni efficaci per un primo approccio. Poi c'è il libro... che approfondisce le carte, fornisce tutto un ulteriore
approfondimento sull'approccio, la filosofia retrostante, certo, i sentieri, e mentre invece a grande richiesta uscirà anche il libro tra poco sugli Angelion, con ulteriori sorprese e rivelazioni. Quindi è bellissimo, perché va avanti, il viaggio continua. Sì, si apre, anche se poi vedi che magari quando arrivi nella carta di Chiara Luce poi la risposta dell'angelo è medesima, cioè io veramente a volte rimango allibita, no? Ma stesse parole, uno dice non potevo che scegliere quella, no? E quindi amplificarne anche il senso, no? Di questa, è bellissimo. È vero. Quindi io, Carlo, stupendo. Posso solo dire che sono rimasta non entusiasta di più, ma per la trasmutazione che è avvenuta al mio interno, no? E per la chiarezza che mi ha dato su alcune situazioni dove io magari pensavo ancora di essere impantanata, invece magari mi sono riscoperta in una forma diversa, dove avevo già magari risolto alcune cose, e magari lì dove pensavo di aver risolto mi sono trovata a doversi fare i conti. Guarda, per noi queste testimonianze sono davvero incoraggianti, perché quello che stiamo esplorando è un territorio molto nuovo, nuovo come metodo, come approccio, come simbolica, e quindi tutto questo ci motiva, ci dà delle conferme, e quindi è bello anche che ci sia questo entusiasmo nell'utilizzare Sephirion anche come un amico, ecco. Come un amico che quotidianamente Sì. può essere lì pronto e disponibile a darci degli spunti, delle ispirazioni, certo. Guarda, Carlo, ti voglio dire solo l'ultima cosa e poi dopo ti certo, parlo. Certo, certo. È stata anche questa una bellissima testimonianza. Ieri una figlia di una mia amica, no, voleva lasciare la scuola perché pensava che non fosse quella, insomma, per problemi con i compagni di classe. Al che lei ha iniziato il discorso dicendo perché siamo tanto diversi io e i miei compagni, siamo diversi con questa diversità. Al che appunto ho fatto Sephirion, è stato bellissimo perché è venuto fuori l'ombra, no? Il Tao, la non dualità. Il Tao. E la carta luce era che nella diversità, no, si impara. Quindi lei, quando ha visto tutto il percorso, tutta la stesa, la mamma l'è venuta a prendere e le ha detto, mamma, io vorrei continuare di nuovo con l'istituto che ho fatto l'anno scorso. Che bello. Eh sì, la carta del Tao invita proprio a unire e Eh sì. No, andare, quindi non separando, ma unendo. Sì, appunto, ma la cosa bella era siamo diversi. Subito dopo è venuto il Tao, ho detto, ma guarda te la pronta. Quindi la diversità come ricchezza, certo, come occasione di crescita, certo. Come occasione di confronto che può essere costruttivo se vissuto proprio con un animo ben disposto. Quindi bello, bello che poi abbia anche così portato a una riflessione che addirittura ha fatto Sì, cambiare tanto che idea. questa bambina fin da piccola come me le piacciono le magie, ha detto che se lo vuole prendere per giocarsi. Ho detto dai, vai, benissimo. E così. Guarda, l'approccio del gioco è proprio bello, perché è chiaro che non è un Ma gioco, è chiaro, chiaro, no? Però certo. l'approccio giocoso è bello, anche perché, insomma, la magia è gioia, la magia è leggerezza, la Certo che. magia è gioco, la magia è stupore, è meraviglia. Insomma, bisogna effettivamente uscire da tutta una serie di pesantezze, che poi spesso sono anche superficiali, per entrare in una profondità leggera. Leggera, anche perché così riesci a far entrare meglio anche i messaggi che ti arrivano, sei in accoglienza. È vero, Quindi col è vero. gioco E sei poi tutto più semplice. certo. Non che non ti prendi seriamente, per carità, non prendi seriamente, però è chiaro che tutto è più fluido e più armonioso, Sì, gioco proprio in quanto disponibilità a fluire no? anche nell'ignoto, nel Sì. Ecco. nuovo, anche in un cambiamento magari che non si avvera così come noi ce lo aspettiamo. Ecco, questo è il gioco, mettersi in gioco in Sì, fondo. mettersi in gioco, proprio questo. E quindi adesso, Bello. Carlo, aspetto, attendo il libro degli Angelon e poi pian pianino mi inoltro sempre di più nella profondità di Sephirion. Intanto sono contentissima di essere entrata in questo campo morfico meraviglioso.
Che meraviglia. Allora, grazie Eleonora per questa tua preziosa grazie a voi. E sorridente testimonianza, e avremo occasione di vederci senz'altro. Certamente, grazie okay. a voi per l'opera, perché avete fatto un capolavoro, quindi è uno scambio. Grazie, grazie buona davvero. Buona giornata. Un abbraccio. Buona giornata a tutti. Un saluto. Un abbraccio. Buona grazie giornata. Carlo. Ciao, 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 grazie.